Salve a tutti, dice Tori, e benvenuti in questa nuova recensione. Come state? Tutto a posto? Spero di sì. Oggi voglio parlarvi di un romanzo distopico, pubblicato nel 1999 da un autore giapponese, in Giappone ovviamente, e che ha riscosso un grandissimo successo. È uno dei romanzi più venduti di tutti i tempi in Giappone. Sto parlando di Battle Royale, o Royale. Di Koshun Takami, pubblicato in Italia da Mondadori nella collana Piccola Biblioteca Oscar Mondadori a un prezzo di 12 euro. Ora c'è una nuova versione con una copertina, diciamo, anche migliore e in un altro formato. È lungo quasi 700 pagine, quindi un bel mattone, anche se non sembra. È un romanzo distopico che prende spunto per una parte, anzi per la maggior parte, dal Signore delle Mosche. Mentre per il contesto distopico il romanzo di Orwell, 1984. Nell'anno 1997, nella Repubblica della Grande Asia dell'Est, quindi una sorta di realtà alternativa in cui il Giappone è in una dittatura, c'è una classe di studenti di scuola media che viene scelta per partecipare al programma. In totale sono 42 gli studenti in questa classe e questo programma riguarda una sola cosa. Tutti gli studenti devono uccidersi tra di loro affinché ne rimanga solo uno, che deve sopravvivere. In seguito riceverà una pensione a vita e un autografo da dittatore. E in più questo programma serve per fare delle ricerche e anche per diciamo, addestrare i futuri soldati in questa grande dittatura. I personaggi sono davvero tanti, sono praticamente una cinquantina, oltre agli studenti. Ma i protagonisti sono Shuya Nanahara, che è un ragazzo che faceva baseball e in più ama suonare il rock, che è proibito in Giappone perché il Giappone, anzi la Repubblica della Grande Asia dell'Est, ritiene volgare l'America, e questo è il primo protagonista. Poi abbiamo Nakagawa Noriko, che è una ragazza, anche lei ovviamente di 15 anni, che è innamorata pazza di Shuya, e inizialmente lui non lo sa, ma poi arriverà anche lui a capirlo. Il terzo, diciamo, protagonista, ma diciamo più che protagonista è un grande aiutante, è Kawada Shogo, un ragazzo che è più grande di loro, ha 16 anni ed è molto misterioso. Sapremo di lui solamente più avanti nel romanzo, circa a metà o anche più. È un tipo molto, da quello che si vede, brusco e da quel poco che si sa anche piuttosto inquietante. Per quanto riguarda invece l'antagonista, si chiama Kiriyama Kazuo e di lui è la stessa cosa, non si sa quasi nulla di lui, si sa solo che ha un aspetto molto pulito, molto bello e inoltre ha uno sguardo che è praticamente vuoto, non ha emozioni, non ha sentimenti, non ha nulla. Poi, senza elencarveli, vi dico solo che ci sono tutti gli altri studenti che sono più o meno importanti per la trama e per lo svolgimento di essa e anche per, diciamo, l'incontro di certi personaggi. Come detto prima, il romanzo è ambientato nel 1997, nella Repubblica della Grande Asia dell'Est, quindi nel Giappone, come detto prima appunto, ma in particolare su un'isola. Un'isola che è stata evacuata, infatti prima vi erano gli abitanti, e su quest'isola i 42 studenti devono combattere. E vi sono sia parti collinari, sia montagne, piccole abitazioni, e in più vi sono anche parti diciamo in acqua. Per quanto riguarda la durata della storia, la storia dura circa 3 giorni o più o meno una settimana. E durante tutto questo arco di tempo vedremo i studenti ammazzarsi tra loro, sia per sbaglio sia intenzionalmente. Allora, siamo arrivati alle opinioni personali. Ovviamente potete anche immaginarlo, visto che mi piacciono molto i distopici, ho dato voto a questo romanzo 10 su 10. Perché? Beh, innanzitutto voglio elogiare lo stile di scrittura, che per molti sembra troppo semplice, ma per me è semplice appunto giusto, è chiaro, non ci sono noiose digressioni su chissà cosa, ma ci sono tutte le cose che ci serve sapere, ci sono i flashback adatti e molto interessanti, e in più questo stile di scrittura è molto più lento e veramente di impatto. Ci lascia scioccati la prima volta che lo leggiamo e esterrefatti sul come vengono uccisi certi personaggi, cosa succede ad alcuni di essi mentre sono da soli. E anche gli avvenimenti nei flashback sono molto scioccanti e includono anche timore certe volte. Mi sono piaciuti molto anche i personaggi perché ognuno di essi, e ripeto, ognuno di essi è una cosa incredibile,
sono ben riconoscibili. Infatti possiamo vedere una Nara Shuya che è diverso per esempio da un altro personaggio, vi dico per esempio Shinji Mimura, ma hanno delle cose simili, infatti sono molto amici per quello. Poi abbiamo, che ne so, Nakagawa Noriko, che è diversa da Mitsuko Souma, non vi dico chi è per non fare spoiler. E poi abbiamo questo Kawada Shogo, che è molto misterioso e per certi tratti somiglia a Kiriyama Kazuo, ma per altri tratti invece è totalmente diverso. Abbiamo una grande varietà di personaggi, tutti originali e tutti molto interessanti e belli da scoprire. E appunto, parlando dei personaggi, vi dico che ci sono tanti punti di vista, quasi per ogni studente, e questa è una grande cosa. Infatti Takami, facendo così, ci fa immedesimare in ogni studente, e quando uno di essi muore noi ci rimaniamo male, anche se abbiamo letto di lui solo per una pagina o due. E infatti questo è il suo intento: scatenare emozioni molto forti e contrastanti. Anche se il personaggio è cattivo, comunque a noi ci dispiace, perché magari non voleva uccidere ma ha dovuto farlo per poter sopravvivere, magari la paura lo ha fatto collassare, lo ha fatto impazzire. Infine voglio elogiare gli ottimi colpi di scena che ci sono nel romanzo, e sono davvero tanti per essere un romanzo di 700 pagine. E in ultimo voglio davvero elogiare davvero tantissimo il finale, perché è un finale inaspettato e è anche una sorta di, come dire, speranza, ecco. Non voglio dire troppo, ma dà un po' di speranza per quello che succederà in futuro. Quindi vi consiglio questo romanzo a tutti quelli che hanno letto Hunger Games, perché Hunger Games prende molto spunto da Battle Royale, è quasi un plagio, ma non proprio. E inoltre consiglio questo romanzo anche a chi ama i distopici più classici, come i romanzi di Orwell o Il Signore delle Mosche, perché ci sono alcuni elementi in esso, in questo qua, che richiama quei grandi romanzi del passato. Detto questo, voglio passare allo spoiler, che riguarda una scena abbastanza iniziale del romanzo, quindi non le ultime fasi. E quindi chi volesse sentire lo spoiler vada avanti col video, mentre per chi volesse saltare lo spoiler e andare direttamente alla parte finale, guardi il minuto che indicherò nella slide successiva a questa. In questo spoiler, vi giuro, io mi sono quasi messo a piangere perché è molto commovente. C'è una coppia di fidanzati nella classe, sono Kazuhiko e Sakura. Kazuhiko è maschio, Sakura è femmina. Questa coppia si rifiuta totalmente di combattere e di uccidere i loro compagni di classe, quindi decide di andare su una scogliera e lì sedersi e parlare un po', parlare tra di loro, baciarsi, ricordare la prima volta che l'hanno fatto, ricordare i loro momenti tutti bellissimi e molto dolci, e piangere per questo, perché non li riavranno mai più. Quindi come ultimo gesto loro due si baciano, si tengono per mano, e mentre avviene questo sentono dei rumori dietro di loro. Questi rumori li spaventano e decidono quindi di buttarsi giù dalla scogliera. Sì, è brutto da sentire, ma insieme si sono buttati giù dalla scogliera mano nella mano, perché non volevano stare l'uno senza l'altro e non riuscirebbero a vivere l'uno senza l'altro. Questa scena, come ho detto prima, mi ha colpito davvero tanto, e è questo che intendevo con far uscire da noi le emozioni più forti, più contrastanti, perché questa coppia non la conosciamo per niente, l'abbiamo appena incontrata e già è morta, e ci ha colpito davvero tanto e siamo quasi rimasti scioccati da questa morte, perché non è una morte violenta, è una morte triste, una morte che fa riflettere anche sul significato del programma e sulla non volontà di combattere gli altri amici o comunque compagni di classe. Bene, questa recensione è finita, è durata un po' di più delle altre, ma spero che vi piaccia lo stesso, e infatti io ho davvero apprezzato davvero tanto questo romanzo, perché è veramente un capolavoro, ve lo consiglio di nuovo, ve lo ripeto, ve lo consiglio davvero caldamente. Si chiama Battle Royale di Koushun Takami, c'è una nuova versione, come ho detto prima all'inizio del video, sempre pubblicata da Mondadori, quindi è reperibile tranquillamente. E detto questo, vi invito a lasciare un mi piace al video e anche alla pagina Facebook, trovate il link in descrizione. Scrivete dei commenti se avete letto il romanzo, se avete letto Hunger Games, se avete letto Il Signore delle Mosche o Orwell, così ne discutiamo insieme sulla distopia. E ho dei commenti sul mio video, così da farmi delle critiche importanti che magari possono aiutarmi a migliorare. E come ultima cosa vi chiedo di iscrivervi, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao, Giuseppe, da Angelo si cresce!